Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi è domenica, quindi anche se siamo all'interno dei libri dell'Avvento, la domenica continuerò a pubblicare il video che insomma solitamente avrei pubblicato questo giorno della settimana, che ormai è diventato il nostro appuntamento settimanale durante tutto l'anno. Oggi voglio parlarvi dell'ultimo incontro del Club del Libro, perché ormai lo sapete, ho iniziato questa nuova serie di video in cui ogni mese vi parlo della riunione che abbiamo fatto al mio Club del Libro e vi racconto come è andata la nostra ultima riunione e ovviamente vi dico anche quali sono i titoli che abbiamo scelto di leggere per il mese successivo. In questo modo chiunque di voi possa aver piacere di partecipare, quindi leggere con noi il libro o i libri scelti, potrà partecipare e commentando sotto proprio questi video potrà insomma condividere la propria opinione. Cominciamo subito! Prima di tutto c'è da dire che l'ultima riunione del Club del Libro si è tenuta nella solita stanza che la Prologo del Paese ci mette a disposizione appunto per questo tipo di riunioni, quindi non è come lo scorso mese, quando eravamo a casa dei miei genitori, quindi eravamo appunto in questa stanza, eravamo 11-12 partecipanti, insomma diverse persone hanno partecipato e come sempre abbiamo condiviso non soltanto le letture ma anche un tè e dei pasticcini che aveva portato una signora, biscotti fatti dalla mia mamma e così via. Abbiamo quindi iniziato la discussione sui libri che abbiamo letto durante il mese. Se vi ricordate, il mese scorso erano stati scelti due libri, L'altra figlia di Annie Ernaux e La fattoria degli animali di Orwell. In realtà poi abbiamo parlato anche di un terzo libro, Storie assassine, che non era rientrato tra quelli che dovevamo leggere, però alcuni del gruppo l'avevano letto e allora abbiamo deciso chiaramente di coinvolgere anche loro e farci dire due parole anche su quel libro, quindi vi parlerò di quello che è venuto fuori da questa riunione. Partiamo dal primo libro che abbiamo affrontato ed è stato La fattoria degli animali. La fattoria degli animali era stata letta da diversi partecipanti al club ed è stato un libro amatissimo, apprezzatissimo veramente da tutti. È stata apprezzata la storia, ma soprattutto è stata apprezzata la cura dei dettagli di Orwell, nel senso che nella sua metafora di questa fattoria, che però in realtà rappresenta la nascita e poi lo sviluppo di un regime totalitario, i lettori hanno apprezzato come lo scrittore abbia voluto descrivere, come abbia voluto creare i propri personaggi. Questo perché? Perché ogni animale della fattoria rappresenta un certo tipo di persone che opera all'interno di questo regime totalitario, in maniera attiva o passiva, si intende. Si parte proprio dal popolo a quelli che stanno ai vertici. E secondo loro l'autore aveva curato molto gli aspetti dei vari tipi di persone e li aveva adattati perfettamente a quel tipo di animale. Quindi avevano trovato, insomma, la cosa veramente curata e fatta bene. Inoltre, ovviamente hanno detto che il libro parla proprio del regime totalitario dai suoi esordi, quindi proprio da quando viene piantato il primo semino che sta poi alla base di tutto. Quindi sono stati raccontati alcuni episodi del libro, alcuni trovati quasi divertenti, quasi simpatici nella loro in realtà drammaticità, ed è stato appunto elencato tutto quello che secondo loro erano gli episodi salienti. Il libro quindi, come ho detto, è piaciuto perché è un libro che fa riflettere, è un libro ben pensato, ben congegnato, un libro che si legge bene e che appunto è consigliatissimo, almeno secondo loro, un po' per tutti, ma soprattutto nelle scuole. Il secondo libro di cui abbiamo parlato è stato L'altra figlia di Annie Ernaux, che è quello poi che ho letto anch'io, anche se, non so se vi ricordate, questo libro l'avevo letto un po' di tempo fa e prima del club ho dato una scorsa generale al libro per ricordarmi insomma le cose principali e fare un recap di quello che avrei voluto dire.
Questa è una lunga lettera che l'autrice stessa scrive alla sorella mai conosciuta, perché lei quando era una bambina, insomma, scopre di aver avuto una sorella, però morta 2 anni prima della sua nascita. È una lettera che, come ha sottolineato una ragazza presente al club, in realtà non c'è una vera e propria trama, anzi probabilmente di trama c'è ben poco. Però nonostante questo è un libro che si legge con grande piacere, perché la vera azione all'interno del libro è lo sviluppo, o meglio l'evoluzione dei sentimenti dell'autrice dal momento in cui ha scoperto di avere una sorella fino ad oggi. Quindi passiamo da sentimenti che erano invidia, rabbia, perplessità. Lei si domanda se adesso che ha scoperto di non essere più figlia unica, perché obiettivamente una sorella l'ha avuta, se i suoi genitori l'amino veramente, se avrebbero amato più la sorella, si chiede come mai questa sorella, che è stata descritta perlomeno con quelle poche parole che lei ha udito un giorno quasi come una santa, si chiede perché Dio abbia voluto far morire lei e far sopravvivere invece la nostra autrice, che è, insomma, era una bambina un po' dispettosa, che dava un po' di problemi ai genitori. Viene affrontato tutto il discorso che riguarda il sapere, il conoscere una notizia così importante e il non discuterne affatto con i propri genitori, perché i genitori non hanno mai voluto dire alla figlia che appunto avevano avuto un'altra bambina prima di lei, e allo stesso modo lei non ha mai detto loro di essere a conoscenza di questo segreto. Perché non l'ha fatto? Non ci è dato saperlo. Possiamo supporre che sia stato per paura che i genitori si accorgessero, facendo un confronto che lei era da meno, forse per l'ingenuo desiderio dell'autrice che i genitori, se non ne avessero parlato, piano piano si sarebbero dimenticati di aver avuto l'altra figlia, per l'appunto. Insomma, fatto sta che il libro è una bellissima lettera, una lettera dolce, una lettera di cambiamenti, ma di cambiamenti riflettuti, affrontati a volte con saggezza, a volte con meno saggezza, ma è abbastanza normale nella vita di una persona rendersi conto magari di aver fatto degli errori in passato, ma in quel momento non sembravano tali. Il libro tendenzialmente, insomma, chi l'ha letto è piaciuto, perché la scrittrice ha una maniera di scrivere veramente poetica. Io l'ho paragonata a una canzone da ascoltare. Scrive veramente veramente bene, e ha un modo molto coinvolgente di parlare di sentimenti. Due persone che avevano letto questo libro hanno detto di aver amato la scrittura dell'autrice, ma se il romanzo fosse stato più lungo, perché vedete questo è brevissimo, forse non l'avrebbero apprezzato così tanto, perché la scrittura per loro era un po' pesante, ecco, per essere letta per più tempo. Io invece, ecco, non la penso così, perché ho adorato il modo di scrivere dell'autrice. State comunque tranquilli, perché tutte le sue opere sono piuttosto brevi, mi hanno detto, ecco. E quindi questo è quello che abbiamo detto su questo libro. Infine abbiamo detto due parole su Storie Assassine. Questo libro aveva incuriosito alcuni di noi, che hanno deciso di leggerlo nonostante non fosse rientrato tra quelli da leggere durante il mese. In questo caso è stato sottolineato il fatto che queste storie fossero molto fantasiose. L'autore abbia voluto creare storie paradossali che, mentre venivano raccontate, ci facevano sorridere. Anche chi le aveva lette, ricordando le varie storie, sorrideva ripensandoci, ecco. È un insieme quindi di racconti che hanno veramente del fantastico, ma partono da qualcosa di reale, hanno sempre una base molto solida. È venuto fuori che i racconti di questa raccolta hanno esagerato, hanno reso più fantasiosi, più surreali alcuni dettagli della vita nostra di tutti i giorni, forse per renderli più interessanti, o forse semplicemente per farci puntare l'attenzione su di essi. Fatto sta che le storie sono state lette con grande piacere, quindi anche velocemente, sono storie coinvolgenti, carine, e che insomma tendenzialmente hanno reso la lettura un momento piacevole. Non mi dilungo di più, perché ovviamente la cosa principale della discussione è stata dare fare un riassunto di ogni singolo racconto, quindi in questo momento mi sembra abbastanza superfluo. In ogni caso il libro è stato consigliato, ecco. Come ogni mese, anche questo mese ho usato il mio quaderno del club del libro, e avevo
scritto, scusate, mi sposto per farvelo vedere, due belle paginette piene di riflessioni sull'altra figlia, perché appunto me le potessi ricordare, potessi parlarne durante l'incontro. Una volta finita questa parte, come sempre abbiamo, elencato i libri da leggere per il prossimo mese, o meglio, i libri tra i quali votare quelli da leggere per il prossimo mese. Ovviamente il prossimo mese è dicembre, quindi essendo l'ultimo incontro dell'anno, ma soprattutto essendo l'incontro che avverrà poco prima di Natale, non potevo proporre titoli a tema natalizio, è ovvio, insomma. Inoltre abbiamo deciso di scrivere, l'avevamo fatto già una volta due o tre anni fa, di scriverci una lettera a mano, nel senso che ognuno di noi scriverà una lettera, come ho detto, quindi con carta e penna, nella quale parlerà al club, aprirà il suo cuore agli altri membri del club del libro, dicendo tutto quello che vuole, augurando un buon Natale o semplicemente ringraziandoli per i momenti passati insieme o parlando di ciò che il club del libro riesce a donare loro, insomma tutto quello che vogliono sarà scritto in queste lettere e che poi verranno distribuite in maniera casuale ai vari membri del gruppo. Poi le leggeremo al prossimo incontro e ognuno porterà a casa la lettera di un altro membro. Ecco, quindi credo, quando l'abbiamo fatto l'altra volta è stato un momento molto magico, direi, e quindi l'ho riproposto anche quest'anno. Per quanto riguarda invece i titoli dei libri, come ho detto, sono stati a tema natalizio, ma non ve li dirò tutti. Perché? Perché alcuni dei titoli che ho proposto in realtà sono titoli dei quali vi parlerò anche nel video che vedrete durante questa settimana, dove vi suggerisco alcune letture a tema Natale, perché insomma tutti gli anni un video del genere ci sta, abbiamo voglia di entrare nell'atmosfera anche attraverso le letture. Quindi non vi dirò i titoli perché voglio lasciarvi la sorpresa per il video che vedrete in settimana, ma vi nomino soltanto i due dei quali appunto non parlerò nel video che vedrete. Il primo è Furto al Rockefeller Center di Mary e Carol Higgins Clark. Questo libro è praticamente un giallo dove appunto c'è un abete che viene rubato. In questo abete, che era quello destinato al Rockefeller Center, sono stati nascosti dei diamanti. Il ladro quindi deve andare nel luogo dove è stato nascosto quest'albero, in mezzo a questa conifera, per recuperare diamanti, ma scopre che la conifera sta per essere trasferita a New York. Quindi si trova lì con degli aiutanti che vengono definiti un po' bizzarri e si trova esattamente nel posto dove anche due detective sono in vacanza con i rispettivi partner e che quindi gli daranno del filo da torcere. Questa sembra, la storia è stata sottolineata da una ragazza del club, ha detto questa sembra la classica storia da film natalizio, un po' alla mamma ho perso l'aereo, insomma mi sembrava carino e quindi l'ho inserito. L'altro invece è La voce di un autore del quale non pronuncerò il nome, ma che sembra essere piuttosto famoso anche se io non lo conoscevo. Comunque anche questo è un giallo e in questo caso invece si tratta proprio di un giallo classico in cui viene ritrovato questo cadavere di un portiere di un albergo ritrovato morto vestito da Babbo Natale, quindi siamo durante il periodo di Natale. Partono le indagini per capire chi possa aver ucciso quest'uomo e ovviamente si indaga anche nel passato della vittima, scoprendo che lui era una promessa del canto quando era giovane e quindi c'è bisogno di indagare non soltanto su chi l'abbia assassinato, ma per trovarlo proprio dobbiamo capire le motivazioni che forse sono proprio legate a questo repentino cambiamento di vita che ha portato una promessa del canto a diventare un portiere di un albergo. In questo caso quindi ho voluto scegliere qualcosa di un pochino più intrigante che comunque fosse ambientato nel periodo di Natale. Bene, una volta conclusa la votazione, perché sapete che noi votiamo tra i titoli che io propongo e i due libri più votati saranno quelli che verranno letti per il mese successivo. I più votati sono stati proprio La voce, del quale vi ho appena parlato, e l'altro è Lettere da Babbo Natale di Tolkien, del quale invece vi parlerò prossimamente nel video che vedrete in settimana. Bene ragazzi, il video finisce qui, mi fa sempre piacere condividere il mio incontro del libro con tutti voi, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete intenzione di leggere qualche libro a tema natalizio durante questo dicembre per prepararvi insomma all'arrivo del Natale, e niente, noi ci vediamo domani con un altro video, ciao!